better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice, he's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows if you're awake, he knows if you'll be bad or good, so be good for God's sake. So you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows if you're awake, he knows if you'll be bad or good, so be good for God's sake. So you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming, Santa Claus is coming, Santa Claus is coming, is coming to town. Yeah. Santa Claus is coming to town, St. Louis Jets Band qui per voi, tra un po' li conosceremo, intanto dico subito che sono Ilenia, Manuel e Luigi, tra un po' ne parleremo anche per il ruolo, il bel ruolo della musica nella crescita dei giovani come mezzo di espressione. Grazie, eccoli qui. Allora, di lei sono certo, devo capire, hanno il basso per cui Luigi Saletta. No. Eccoli, c'ha ragione. Allora, Manuel Attardo, Ilenia Areta Bianchi. Areta Franklin. Era un complimento. E poi Luigi Saletta. Gigi Saletta. Basso. Allora, St. Louis Jets Band, che scuola è? Chi mi risponde? Risponde la signorina. Rispondo Ilenia, io. Ilenia sì, sì. Areta. St. Louis College of Music è una scuola molto importante di Roma. Abbiamo tutti e tre studiato in questo college e ci siamo conosciuti proprio lì e grazie agli insegnanti, tutti fantastici, abbiamo deciso così di unirci, di fare questa band e proprio negli ultimi mesi, sempre grazie al St. Louis, che è anche un'etichetta discografica, ci ha proposto di lavorare per loro con i nostri brani, perché abbiamo iniziato a scrivere anche brani inediti. Dopo ne sentiremo forse uno, sì, probabilmente, questo uno. Non era vostro, anche se sembrava vostro. No. Però non era del nostro. Esatto, come no, altro che. Per cui ecco, quanti corsi ci sono, quanti ragazzi ci sono al college? Allora, nella sede di Roma, perché ci sono due sedi, c'è la sede di Roma che è dal 75, che c'è qui in Italia, qui a Roma, e siamo intorno ai 2000, credo, se non ricordo male. E poi c'è una sede di Brindisi aperta da un paio di anni. I corsi sono tantissimi, non potrei neanche ricordarli tutti, però ci sono tutti gli strumenti, dal canto al piano, al pianoforte, alla chitarra, al basso. Oh, c'è una selezione per entrare? Un punto di... C'è un test di entrata, un test, ecco. C'è un test di entrata dove si valuta il livello giusto su cui puoi far entrare il ragazzo nei corsi. E qual è l'età per entrare nella scuola? Non c'è un'età, no. Siamo tutti comunque la maggior parte dai 18 in su. È più... E quanto durano i corsi? Dipende, c'è il corso personalizzato di diploma che dura 5 anni.
Altrimenti cioè, si può anche decidere di seguire soltanto il corso di strumento e si può fare per il tempo che perché si vuole. Perché la musica? Perché ha scelto la musica e il canto in questo caso? Perché forse non avrei fatto altro, cioè non riesco a vedermi in nessun altro settore. Quindi per adesso continuo in questo finché riesco. E pensa di avere uno sbocco, una prospettiva, lo fa anche con questa volontà? Perché non è facile per, no? Per anche i complessi italiani, gruppi italiani, imporsi. Ci sono tante difficoltà. Sì, il sogno più grande sarebbe proprio appunto affermarsi nel panorama musicale italiano. Però un altro sogno, credo che di tutti e tre posso parlare a nome di anche loro, è quello di essere degli insegnanti buoni. Cioè tutti e tre insegniamo in alcune scuole. E è bello, anzi molto bello, anche insegnare musica ai bambini. Vedere dei bambini che apprendono da noi è spettacolare. Ecco, la passione della musica in Manuel. Sì. Manuel Attardo, sono terrorizzato. No. Sì, niente, anche a me è iniziata così per gioco, poi è diventata una passione, oggi un lavoro, ecco. Lavoro in una scuola anch'io, vicino Roma, e insegno a diversi ragazzi, quindi insieme ad altri ragazzi come loro, insomma, lavoriamo insieme per dare qualcosa di diverso ai giovani che vivono nei nostri paesi alla fine, insomma. E invece Luigi, ecco, l'espressione musicale, però bisogna abbinarci almeno in queste fasi insieme qualche altra cosa, un lavoro, una professione, un'occupazione, perché non c'è la possibilità probabilmente ancora, oppure vi dedicate tutto al... Dipende dal sacrificio che uno è disposto a dare. Ovviamente all'inizio cerchi di arrivare a questo obiettivo, sai anche che comunque è una cosa molto difficile, quindi cerchi di studiare tantissimo e abbinandola a piccoli lavori sartuari, dove comunque cose piccole che ti hanno anche la possibilità di poter studiare. Però l'obiettivo, come diceva lei prima, è quello proprio di riuscire a viverci di questo, non ecco. Per forza bisogna affermarsi per poter viverci. Si può vivere di musica in questo senso senza il successo, il grande successo, cioè ci sono circuiti che permettono ai gruppi di andare a suonare, a fare le serate, sono accettati, certo, sono ben pagati, certo. Questo voglio capire. No, certo, cioè comunque quella dell'affermazione... Perché da lontano sembra, da fuori sembra un circuito un po' chiuso, con le solite raccomandazioni per cui devi far parte di alcuni giri e tutto. Sì, è così o invece c'è spazio? È così, credo, come in tutti, I campi. Come comunque in tutti è così. I campi. Diciamo che la bravura viene premiata, insomma. Sì, alla fine sì. L'impegno viene... Cioè l'idea è che, per esempio, adesso dico cose retoriche, in Inghilterra sia più semplice per chi vuole, no? Cioè, tanti viene visto gruppi... come il paese dei balocchi, ma secondo me... Non è così, è difficile anche per può loro. Può sembrare sempre così, però comunque il sacrificio ci deve essere ovunque, cioè se vai in America, se vai in Italia, magari uno ha più possibilità, magari aver contatti con etichette, con le major, o con etichette indipendenti, però il sacrificio... Dovrebbe premiare un po' tutti, speriamo. La vostra espressione musicale, propriamente, che cos'è? Blues, jazz, come la possiamo definire? Sui nostri, sui brani nostri che spiamo noi, ovviamente. È un rock pop. Rock pop, sì. Ecco, per cui poi assisteremo a... Insomma, che ha possibilità in Italia, c'è sul rock pop. Sì. Meno forse sarebbe stato blues e jazz. Invece il vostro insegnamento è proprio all'uso di strumenti, alla voce, oppure... Insegniamo, sì, sia proprio strumento che anche la parte teorica. Ognuno lo strumento proprio, cercando sempre di affrontare i vari stili, come ci è stato insegnato dai nostri appunto insegnanti alla scuola, al St. Louis. Quindi cerchiamo, poi ogni ragazzo come noi cerca la sua strada. E del rock, del pop. E il basso, perché la scelta del basso? Il basso è arrivato come regalo quando avevo 14 anni da un amico, un pezzo di legno che diciamo era veramente difficile, insuonabile a guardarlo adesso. Poi un giorno mi reco in un negozio di strumenti musicali per comprare le corde per questo basso, vedo il dépliant del St. Louis, comincio a informarmi di tutte queste cose qua, vai, guardi, email a destra e a sinistra. E poi decido che sia lo strumento della mia vita. È andata tutta così, tutta spontanea, non è stata una cosa pensata, diciamo. Sting o Paul McCartney? Chi Sting. Segue come? Sting. Perché? Molto più profondo, molto più semplice, ma efficace. Sì, anche se, possiamo dire, altra retorica, senza Paul McCartney. Assolutamente, no, assolutamente. Insomma, saremmo ancora agli stornelli, probabilmente. Allora, passo... Torneremo però, ascoltateci, rimanete con noi perché c'è un altro brano tutto da scoprire. Ma il gruppo si chiama in un certo modo o è St. Louis? Si chiama...
usciamo con il mio nome, diciamo così. Ilenia Areta. Ilenia Bianchi. Benissimo. Allora, Maris ed Enrico, io mi sposto nel salottino per raccontarvi una storia, ma dopo c'è il secondo brano dei nostri cari amici. E allora intanto Giampiero, conosciamo questa St. Louis College of Music, facciamo vedere subito il sito www.slmc.it, poi basta insomma specificare se è la sede di Roma o di Brindisi, ma è molto facile e molto interessante visitare questo sito, si può visitare la storia, sapere di più della storia, i vari corsi, diploma, le sezioni sono ovviamente tantissime e anche è possibile iscriversi anche facendolo su internet, basta esprimere le proprie preferenze musicali, ecco. E poi ancora myspace.com/St. Louis College per un social network, diciamo così, per addetti ai lavori, per i musicisti, dove una piazza mediatica dove ritrovarsi e confrontarsi e le date degli spettacoli, tutto quello che ruota intorno alla St. Louis College of Music. E poi torneremo a cercare altre pagine che parlano di questa importante istituzione musicale italiana. Sei come la pelle nuda d'estate sotto il sole. Sei tu che mi bruci, sei tu che mi salvi, sei tu che arrossisci. È malinconica l'idea di saperti inaccessibile. Proprio quando ti afferro, proprio quando rinuncio, proprio quando mi arrendo. Ma non rimpiango estati e lune, non rimpiango il peso dei tuoi passi. Giura, bacia, grida forte, è una bugia per me improvvisamente. Odia, nega, brucia, scappa di notte, per niente stanco delle mie ombre. Gira, cerca, ruba dalla mia mente, anche il mio canto ora ti appartiene. Ama, giura, bacia, grida forte, per niente stanco delle più facile se a dipingerti fossi io. Ad occhi chiusi saprei trovarti, saprei ricordarti. Perché nel tuo odore mettere il mio sapore è qualcosa di più. Proprio quando ti afferro, proprio quando rinuncio, proprio quando. Ma non rimpiango estati e lune, non rimpiango il peso dei tuoi passi. Ma tu ama, giura, bacia, grida forte, è una bugia per me. Brucia, scappa di notte, per niente stanco delle mie ombre. Gira, cerca, ruba dalla mia mente, anche il mio canto ora ti appartiene. Ama, giura, bacia, grida forte, per niente stanco delle mie ombre. Ama, giura, bacia, grida forte, è una bugia per me improvvisamente. Odia, nega, brucia, scappa di notte, per niente stanco delle mie ombre. Gira, cerca, ruba dalla mia mente, anche il mio canto ora.
stanco delle